Ciao, sono Davide Maranta. In questo video ti presento il nuovo catalogo Techfi 2018, il numero 15. Trovi sempre tutte le informazioni su di me sul blog www.isistemidifissaggio.it. Quindi questo è un video diverso da quelli che hai visto fino ad ora, non è un video di marketing, non è un video di vendita, è un video tecnico, un video diciamo così di servizio, visto che molto spesso quando è in distribuzione un catalogo nuovo non hai tempo di leggerlo, non hai tempo di guardare quando magari ti arriva o quando te lo vengo a presentare gli articoli nuovi. Con questo video, quando hai 10 minuti da dedicare, hai 10 minuti di pausa, diciamo, la sera o durante il weekend o quando puoi praticamente guardarlo, hai la possibilità di vedere tutti gli articoli nuovi che poi approfondiremo ovviamente quando verrò di persona a trovarti e quando vorrai. Ti lascio comunque il link in descrizione, ti lascio la mail in descrizione. Se sei mio cliente ricevi il catalogo ovviamente, se non lo sei puoi contattarmi per riceverlo da me, verrò di persona a spiegartelo, a introdurti. Quindi catalogo nuovo, come vedi anche quest'anno un bel mattone, 500 pagine. Io direi sempre velocemente dall'inizio: questa è l'azienda nuova, questa sono i due capannoni dell'azienda vecchia e questa appunto è l'azienda nuova. Leggi sempre velocemente l'introduzione, che è molto carina, è veramente molto, come dire, di vita vissuta, reale, sulla storia dell'azienda, sulla produzione che ormai è diventata molto importante. Ormai la Techfi è un partner industriale europeo, pur mantenendo un tipo di rapporto sempre colloquiale, sempre molto, come dire, amichevole con i clienti. Ci sono anche delle informazioni tecniche interessanti, c'è subito una caratterizzazione importante su quelli che sono i prodotti della zona sismica, c'è ormai la normativa cromo esavalente brevettata anche sulle nostre viti con una finitura speciale che ormai è in vigore, il ricordo alla formazione che Techfi fa, ai prodotti che utilizza anche per software per il design e la novità sul blisterato che va a sommarsi a quello che sono praticamente i layout che Techfi consigliava e implementava ai clienti. Bene, quali sono gli articoli nuovi? Sono tanti, io cerco di andare velocemente, però di essere comunque completo ed esaustivo. All'inizio ci sono sempre le miniature dei prodotti, miniature che trovi quando puoi utilizzare quando hai magari un campione e devi cercare l'articolo. Allora, le coperture sono, come sai, il primo capitolo Techfi, e noi nasciamo sulle coperture fondamentalmente. Questa parte ci ricorda le nuove certificazioni, proprio nuovissime certificazioni CE, però fatte dall'ETA, quindi CE con normativa europea ETA, che era fino ad ora una normativa fondamentalmente che si occupava dei tasselli, ma adesso fa anche la certificazione sulle viti, però andando sulla parte legata alla CE. Tutte le viti per coperture certificate e la normativa prevede che con le viti certificate il cappellotto praticamente entra all'interno di una valutazione tecnica europea. Gli articoli a bile autoperforanti hanno delle misure nuove, extra lunghe, molto richieste, 260, 280, 300, spesso me le hai chieste e purtroppo non ce le avevo ancora. Andando avanti, la parte legata alle coperture è sempre il catalogo che conosci, in particolare il settore del Linox. E tutta la parte legata alle viti legno, le viti ferro, con rondelle, buzz, cappellotti, con le varie caratteristiche. Questa è una vite nuova che già è stata apprezzata nel primo anno che è uscita nel 2017. È una vite testa esagonale con farsa rondella, autoperforante, punta ridotta, pagina 56. Anche qui misure extra lunghe, 260, 280, 300. Analogamente la versione con il buzz, con la rondella. Andando avanti, questo capitolo è appunto quello legato, qua c'è la parte legata alla lattoneria, le barrette, misure extra nuove, anche extra lunghe, nuove anche per la vite, sempre per coperture, ma su fissaggi di calcestruzzo, misura 280 e 300 che mancava sul catalogo, stiamo a pagina 64. I coprivite, i vari tipi di rondelle romboidali, le rondelle a ombrello, le mini rondelle, tutti gli articoli già presenti. Qua inizia a uscire il bollino della normativa praticamente cromo esavalente, che vale anche per i cappellotti, che sono tutti di nostra produzione, come molti altri articoli prodotti dalla Techfi. Poi finisce il capitolo delle coperture, abbiamo inserito anche la rondella larga in nylon con guarnizione espanso da 50 praticamente, pagina 86. Capitolo del fotovoltaico fondamentalmente è rimasto lo stesso, non ci dovrebbero essere novità. Sono
solito capitolo, diciamo, legato ai fissaggi del fotovoltaico, e andiamo nel core business, fissaggi per sistemi per fissaggi pesanti, medio pesanti e pesanti, dove ci sono alcune novità importanti. Innanzitutto la vite per calcestruzzo, come sempre, nella versione certificata e non, e finalmente, pagina 103, tanto attesa, inizia il catalogo, la vite, inizia ad essere messa a catalogo la vite per calcestruzzo inox. Ancora una gamma piccola, ma verrà ampliata velocemente. Vari tipi di viti, ovviamente. Una caratterizzazione su questa vite, sul concreto per l'appunto, l'HVE, che sarebbe il tassello rock, il top di gamma, tutta la gamma che conosci di tasselleria completa, che produciamo ormai da molto tempo, ovviamente già certificata ampiamente, nelle versioni anche inox molto importanti, specialmente nei fissaggi che vengono realizzati sul mare. Il tassello forse più venduto è praticamente la JE01, JE31 e anche nella versione ZJ. Ancora qui ricordiamo, molto importante, bisogna avere il tassello antisismico in gamma, specialmente quando bisogna fare dei lavori in cui la certificazione è richiesta, è necessario avere questo tipo di tassello. Qualche misura nuova legata alla produzione degli ZJE, che è lo stesso tassello in versione opzione 7, praticamente pagina 136. Abbiamo misure nuove, lunghezze nuove, 12x200, 12x250, 16x250, 16x280. Anche un incremento di gamma sulla versione inox e con rondella larga, sempre a livello di lunghezza. Il tassello che doveva essere ormai fuori gamma, non certificato, essendo continuando a essere extra venduto, rimane in gamma ed è la versione appunto non certificata, anche questo con ampliamenti di gamma legati alla lunghezza. Il nuovo ancorante a percussione, pagina 142, nuovo ancorante a percussione con cono di espansione intero in acciaio zincato. Vedremo le applicazioni in cui potrà essere utilizzato: i golfari, le gimensole, i bracci, la gamma importante della certificazione degli ancoranti chimici, una nuova resina, o meglio un nuovo involucro per la resina, lo SWE SV01, anche oltre che 400 e 900, anche nella versione da 470. Il nuovo articolo con stirene, questo era presente in passato, il catalogo era stato poi eliminato, ma il mercato lo ha richiesto ancora. Praticamente è quella più economica, perché è utilizzata solo per gli esterni, è la resina comunque certificata, anche se economica, ma con stirene. Gli altri fissaggi a corredo della gamma dei pesanti, con gli accessori collegati e anche la possibilità, questo è molto importante specialmente per chi opera sui cantieri, per chi ha clienti professional, avere la possibilità di avere in casa, in magazzino, anche un macchinario per le prove di estrazione. Tasselleria medio pesante in nylon, il nostro ND plug prodotto con la novità di alcuni tipi di vite legati a questo tassello. Quindi praticamente questo è un nuovo articolo a pagina 173, con una vite praticamente che ha una finitura speciale, anche a pagina 175, stesso tassello con una vite che ha una finitura speciale, che resiste di più per all'ossidazione, analogamente pagina 179, quindi la gamma si amplia, che era già una gamma molto completa, una gamma molto, molto grande, molto importante, aumenta, e analogamente abbiamo la vite inox per il tassello VS91, pagina 180, che va ad ampliare questa gamma, e anche misure extra lunghe di questo tassello, che era fondamentalmente un tassello piccolo, adesso abbiamo anche la misura 10x160 e 10x200. Nuove misure, questo è molto importante, sono le viti dette qui in Romagna turboviti, sono le viti praticamente per il serramento, autoperforanti, che vanno nel calcestruzzo con una tenuta non enorme, ma comunque importante per il serramento, molti ampliamenti di gamma di misure.
cresce anche la gamma legata a una produzione interna del tassello a battere. Adesso abbiamo questo, anche questo viene prodotto da noi, l'YZ52, che è il tassello a battere con la vite in acciaio inox, nelle due versioni con le due teste, testa svasata e testa cilindrica. Tutta la gamma classica sempre di tastelleria con le alette nelle varie versioni, come da sempre, ormai da molti anni, alcuni tipi di accessori. La parte legata alla viteria è la solita parte legata alle viti autoperforanti, autofilettanti, testa svasata, testa tonda, testa Torx e Posi Drive. Qui non ci sono delle novità importanti legate ad articoli nuovi. Il tassello classico, sempre prodotto da noi, il VZ, l'ND Plug piccolo fondamentalmente, e che non ha incrementi di gamma, non ci sono novità. I vecchi tasselli con le alette, ancora molto venduti nel settore ferramenta. Tutti con la vite che rispetta la normativa cromo esavalente, non, senza cromo esavalente. Tassello per il cappotto, cartongesso. Settore del cartongesso e pareti vuote, non ci sono novità. Il barattolo nuovo che racchiude, questo è stato molto richiesto, l'abbiamo fatto per il tassello YZ61, pagina 248, tassello a battere, e ovviamente poi il tassello anche con la vite in nylon. Novità, due misure nuove per l'YZ65, 6x40, 6x50, pagina 249. Anche la vite a trombetta, la vite testa a trombetta, una vite è stata inserita all'interno della gamma diciamo, dei barattoli, delle confezioni, oltre che blisterato. Quasi tutto il catalogo è disponibile blisterato. Questo è molto molto importante. Linea legno, importante, nuova finitura, la vite più venduta, la vite per i fissaggi pesanti nel settore legno, con esente da cromo esavalente con la nuova finitura. Tutta la gamma completa di fuciolari, Torx, Posi Drive, mezzo filetto e filetto intero, per quelle che sono le quattro finiture presenti a catalogo, compresa l'inox. La nuova vite, questa è una nuova vite importante, la XP01 è una vite testa svasata piana con punta ridotta, vite testa svasata piana ridotta per truciolare con alesatore Torx, con punta autoperforante ridotta, zincata bianca e cerata, e anche nelle altre varie colorazioni. Una vite che prenderà un grande mercato nel settore legno. Questa vite è a pagina 280. Terminiamo con la parte legata ai fissaggi del settore legno, con le viti che avevo precedentemente avvisato, comunicato del tassello VS, un po' di pitoneria e la parte legata alle connessioni per il legno. Le connessioni per il legno sono prodotte interamente all'interno del magazzino Tecfi. Esclusa la parte con saldatura, ovviamente. I rivetti diventano completi con l'atteso rivetto, il richiesto rivetto, pagina 324, con il corpo in alluminio verniciato bianco grigio RAL 9002, anche con verniciato bianco pearl RAL 1013, pagina 325. Erano già venduti prima dell'uscita di questo catalogo, ma non erano presenti nel catalogo precedente. Rivetti a fiore sono stati anche questi una novità, sono una novità importante, molto richiesti dal mercato della ferramenta e della lattoneria. Pagina 328, la gamma nuova dei rivetti a fiore. Un altro tipo di rivetto ancora, in alluminio anodizzato, in rame, e pagina 330. Il capitolo legato ai siliconi e sigillanti, che non dovrebbe, non ricordo, non credo che presenti novità. Fissaggi, cavi e idrotermosanitari. La nuova
fascetta metallica stringi tubo, anche questa da molti anni richiesta. È un sistema di fissaggio, lo abbiamo implementato, pagina 368, una gamma completa inox e non. Anche in un'altra versione, pagina 371-370. La bandella per la fascetta metallica, completamento di gamma, pagina 372 della fascetta metallica più grande, in acciaio inox. Nelle varie versioni, vari accessori collegati, morsetti, sempre alla fascetta. E la conclusione praticamente del catalogo, della parte legata ai fissaggi di cavi ed idrotermosanitari. La bulloneria, ricordiamo sempre cromo esavalente, la parte conclusiva del catalogo che comprende appunto la bulloneria completa, qualche misura nuova presente nei dadi classe 8 che hanno un incremento di gamma, pagina 399. Analogamente, pagina 405 per quelli per la rondella piana tranciata. E si conclude con le punte. La gamma di punte ha subito una grossa novità con un articolo presentato praticamente da pochi mesi, pagina 420, Leo X41 è una punta per muratura con attacco tipo SDS Plus con altissime prestazioni, certificata PGM, una punta straordinaria che mancava nel catalogo da alcuni anni, è un salto di qualità importante. Le bussole, la gamma blister, il negozio Tecfi, tutta la gamma blisterata. Praticamente quasi tutto il catalogo è possibile averlo blisterato, quasi tutto tranne alcuni articoli che è stato verificato la non opportunità di farlo blisterato per una questione proprio di mancanza, diciamo, di mercato di questi articoli blisterati, ma sono veramente pochi. Bene, alcuni esempi di kit blisterati che possono essere compilati, pagina 475, 76, 77. E quindi poi la conclusione del catalogo con la parte legata agli espositori da banco, alle scaffalature che vengono date in omaggio a voi clienti. Quindi questo è il catalogo nuovo Tecfi. Se desideri averlo, contattami, ti lascio il link in descrizione, la mia mail, i miei contatti. Se sei mio cliente, comunque lo riceverai. E ci vediamo presto. Un breve riepilogo degli articoli nuovi che ti metto qui in evidenza, sono quelli che abbiamo visto, i più importanti. E quindi a presto, buon lavoro, ciao!